Lo stadio di calcio, nel cuore di Raqqa, è il luogo in cui l'ISIS infliggeva torture terribili ai prigionieri. Passavano la maggior parte del tempo nei locali interni. Hanno trasformato questo posto in una mezza trincea, quindi passiamo da qui a sinistra, dietro questi sacchi di sabbia. Per l'ISIS questa era una specie di base sotterranea. Che cos'era quello? Era un poligono di tiro. Si vedono i buchi nei muri fino in fondo. E vedi questi pezzi di carta? Questi sono tutti fori di proiettili. Nonostante fossero nascosti sottoterra, riuscivano comunque ad allenarsi e a diventare più efficaci nell'uccidere le persone, in pratica. La maggior parte di queste stanze venivano usate per rinchiudere i prigionieri o per torturarli. Mi hanno spiegato che qui, nella fogna, c'era una delle varie punizioni. I prigionieri venivano messi proprio qui. Si chiama Jamuka in arabo. Doveva essere particolarmente spiacevole rimanere bloccati lì per chissà quanto tempo. Soprattutto se ti mettevano un coperchio sopra e ti lasciavano al buio. Sì, stavano lì nel buio pesto e nella puzza. Ismail Abu Sabah, un altro membro della milizia che ha combattuto l'ISIS, ci racconta cosa è sopravvissuto. È stato imprigionato per 6 settimane e torturato per giorni e giorni. Prendevano un tubo verde e mi hanno picchiato sulla schiena, sullo stomaco, sulle gambe e io urlavo dal dolore. Ho passato qui 2 giorni. 2 giorni? Sì. Mi hanno ammanettato così e mi hanno appeso lassù. Poi hanno preso il tubo verde e mi hanno picchiato forte, sulla schiena, su tutto il corpo. Con il tubo di nuovo? Mi colpivano sui muscoli, così non riuscivo più a muovermi. Da qui? Così, vedi? Mi hanno appeso lassù e ho passato 5 o 6 giorni appeso. Molte persone venivano torturate talmente tanto che alla fine dicevano che il loro padre era Bashar al-Assad. Riesci addirittura a rinnegare tuo padre pur di uscire da qui. Parecchi sono morti per le torture. Su questa rete l'ISIS infliggeva l'elettroshock ai prigionieri. Questa era la stanza delle torture. Spogliavano il prigioniero e lo lasciavano con i pantaloncini e la maglietta. Lo sdraiavano qui e attaccavano i fili elettrici. Un filo qui. Lo elettrizzavano. Quando eravamo nelle celle, potevamo sentire le urla delle donne per le torture e le botte. L'ISIS le insultava chiamandole prostitute o con parolacce terribili. L'estremismo si vede pure nei graffiti. Qui c'è il disegno di una macchina, è un kamikaze. Sta guidando una macchina e va a farsi esplodere. Pur sognando la jihad, l'ISIS era assediata nello stadio. E ci sono i segni di ciò che hanno fatto per camuffarsi e fuggire. Quelli sono peli delle barbe dei miliziani. Quando hanno perso contro le forze democratiche siriane, si sono rasati la barba per non farsi riconoscere. Questa è la barba dei miliziani dell'ISIS? Sì, questa è dell'ISIS.